Freda. Allora, 7 dicembre 2017, qui siamo davanti a Palazzo Marino a Milano. Oggi 7 dicembre siamo qui in piazza, militanti sindacali dei sindacati di base, parti sociali, centri sociali. Oggi è anche l'ennesima prima della Scala, alle 6:15 inizierà l'Andrea Chenier. Oggi siamo qui a protestare contro l'ennesimo anno, l'ennesima opulenza dei ricchi e dei padroni, delle ferriere, i padroni della borghesia che sbattono in faccia la loro ricchezza, molte volte, anzi per niente meritata, davanti al resto della cittadinanza del mondo, la cittadinanza di Milano. Oggi mai opera lirica fu mai azzeccata. Andrea Chenier racconta la storia di un poeta che ha vissuto durante la rivoluzione francese, che ha appoggiato la rivoluzione francese all'epoca appunto della caduta dell'ultimo re di Francia e della rivoluzione contro l'opulenza e lo sfarzo dei ricchi che se ne fregavano come adesso dei poveri, della gente che moriva di fame. A distanza di 200 anni e di più non è cambiato nulla, né in Francia né nel mondo, in nessun paese borghese e imperialista. Oggi siamo ancora qui in Piazza della Scala, fra Palazzo Marino e Teatro La Scala, a ricordare le miserie della borghesia, di una borghesia che continua a mangiare sulle spalle dei lavoratori, dei senza tetto, delle persone, dei giovani, degli studenti, fregandosene del Natale, anzi prendendo a spunto di un Natale che è diventato ancora di più, ancora una volta, la festa dei ricchi, dell'opulenza, dello sfarzo delle vetrine, soprattutto in galleria. Ricchi che continuano a spendere anche quello che non hanno e poveri che non riescono a spendere anche perché non ne hanno. Questa è la differenza fra il Natale dei ricchi e il Natale dei poveri, che non è proprio il Natale cattolico, che continuano a sbatterci in faccia. Sperando sempre che il popolo si ribelli e che per i ricchi diventi un'altra rivoluzione francese.